Buongiorno, colonnello Anderson. Vuol parlare con il... Ehi! Colonnello, il generale è molto occupato. Se vuole aspettare un momento, prego. Oh! Questo è tutto. Ci rivediamo nel pomeriggio. Sei un maiale. Un lurido, sporco maiale. Erano rimasti 28 nella mia squadra e li hanno uccisi tutti, uno per uno. E la colpa è soltanto tua. Lo capisci questo, sporco bastardo? Basta, Charlie, finiscila. Hai parlato abbastanza. Prova a ripetere uno solo di quegli insulti e ti mando sotto processo, capito? Ho capito, Sam. E ti consiglio di farlo subito, perché un altro di questi tuoi luridi scherzi e io ti ammazzo, Sam. Giuro che ti ammazzo come un cane. Io sono il tuo diretto superiore e ti ho ordinato una missione. Non spetta a te valutarne le conseguenze e i risultati. Ma è assurdo. Tu sapevi che il deposito era guardato da 200 tedeschi e da due carri armati. Tu lo sapevi. E mi hai detto che c'erano soltanto poche sentinelle. Quando ci hanno scoperti, hanno incominciato a giocare al tiro al piccione. Ed è stato un massacro. Siete riusciti a bloccare 75 carri armati tedeschi. Come vedi, la tua azione non è stata inutile. Ascoltami bene, Charlie. La data per l'invasione della Francia è già stata stabilita, il 6 giugno. Nelle 24 ore immediatamente precedenti lo sbarco, tutti i nostri gruppi di commandos dovranno compiere azioni dietro le linee tedesche. E con questo che cosa vuoi dire? Tenente Pike, venga qui col fascicolo. Ti sto dicendo che tu comanderai uno di questi gruppi. Ma e quale gruppo dovrei comandare se non ho più un uomo vivo? Tu sei pazzo! Pike! Signore. Dove sta andando? Ma io credevo... Mi dia le carte. Sì, signore. Qui troverai tutto. Piani, orari, dettagli. Quanto agli uomini, dovrai sceglierteli da solo tra gli elementi della prima e seconda compagnia guastatori. Naturalmente avrai bisogno di un tecnico degli esplosivi. Ce l'hanno dato gli americani, è il maggiore... Burke, signore. Burke, esatto. Mi dicono che ci sa fare, un vero esperto. Tanto meglio, perché dovrà vedersela da solo. Io ho finito con i comando, se me ne ritorno in prima linea. Addio, Sam! Buona fortuna. Un momento, la zona costiera in cui dovrai sbarcare tu è comandata da un colonnello tedesco, un certo Ackermann. Vi siete già incontrati una volta, vero? Fu assedio al Barrani, mi pare. Non ricordo bene come finì. Beh, buona fortuna, Charlie. Sei un vigliacco. Uno sporco... bastardo. Ehi! Knoll, hai visto? Abbiamo la visita di un fottuto colonnello. Oh!
Vedi, sergente? Laggiù ci sono le docce. Basket. Tempi moderni, colonnello. Prima tutte queste comodità non c'erano. Basta! Siete una massa di cacasotto, di vigliacchi! Perché non avete reagito? Avete paura solo perché è un colonnello, eh? Le ripeto, è stato male informato. E allora? Non ho nessun elemento da darle. E mi sorprende che il generale Foyle non conosca la situazione. Da mesi insisto per avere dei... E quei sei là fuori? No, quelli no. Io le consiglierei di rivolgersi al quinto paracadutisti che sono... Perché quelli no? Sembrano bene addestrati. Sì, ma vede, si tratta di pessimi elementi. Io li tengo agli arresti da vari mesi e anche in questa situazione di emergenza non mi sento di affidarli. Non si preoccupi. Lasci che decida io. Accidenti, che bello ambientino, ragazzi? Niente a che vedere con le nostre baracche piene di pidocchi, non vi pare? Prendi, tutto gratis. Prendete! Porco tabacco da ufficiali. Ehi, guardate. Carogna! Rialzalo. Bene. Adesso possiamo presentarci. Sono il colonnello Anderson. Bernard Knowles. Sì. Sì, signore, quando si risponde a un superiore. Rissa, insubordinazione e violenza. Sì, signore. John Carlyle. Sì, signore. Rissa, insubordinazione e violenza. Albert Hank. Rissa, insubordinazione. Sam Shearer, meglio conosciuto come l'anarchico. Ed ecco la celebrità del reggimento, Raymond Stone. 12 mesi di addestramento trascorsi in cella di rigore. Questo è un primato, credo. Ne ho un altro di primato. E tu sei Frank Madigan. Pare che tu sia molto esperto nei furti. Già, è stato un vero piacere conoscerci. Salute. No, aspetta. Non hai sentito il finale. Da questo momento siete tutti arruolati in una missione di guerra in territorio nemico. Cosa? Ti piace scherzare, Non scherzo mai. Si parte domattina. Tu parti. Non mi potete obbligare. Torno in cella di rigore. Va pure. Nessuno ti può obbligare. Madigan! Tu hai rubato le paghe della compagnia, non è vero? Rabindra. Sì, signore. Vuoi ripetere al signor Madigan l'articolo 81 del codice penale militare? A discrezione dei comandi superiori, chi commette furto in zona di guerra può essere condannato a morte. Tutta la costa inglese è considerata zona di guerra. Hai qualche obiezione? Non c'è altro. Si parte domattina. Altre istruzioni vi saranno comunicate durante il viaggio. Carlyle! Via libera! Vieni, Carlyle! Svegli!
che aspetti? Non vorrei mica crepare in missione con quel colonnello matto. È tutta la vita che scappo, mi sono stufato. E poi non andrete molto lontano con quello sbruffone di Stone. Sei proprio un idiota. Andiamo! Dov'è Carlyle? Non viene. Dice che è stanco di scappare. Mi sa che è ammattito. Attenti! Di là, presto! Togliti di mezzo, carogna. Anche tu parti con gli altri all'alba, tra due ore esatte. Tra un'ora e 59 minuti. Che cos'hai? Non apri bocca da più di due ore. Niente, signore, non ho nulla di importante da dire. Lo sai chi c'è dall'altra parte? In Francia, voglio dire. I tedeschi, suppongo. Sì, certo, i tedeschi. Ma sai chi li comanda? Il colonnello Ackerman, il nostro amico di Sidi El Barrani. E pensa che lo incontreremo? No, penso di no. Comanda le difese costiere. Però mi dà una strana sensazione sapere che è lì. Come... come la caccia alla tigre. Ricordo quando ero ragazzo in India. Si arrivava nella zona delle tigri e una morsa ci stringeva lo stomaco. Ma andavamo avanti. La tigre era il nemico. E noi sapevamo che nella vita non si è veri uomini. Se prima o poi non si incontra il proprio nemico, faccia a faccia. Si chiama London Restaurant, è a Glasgow. Non sono mai stato a Glasgow. Oh, dico, un ristorante coi fiocchi. Ci andavo quasi tutti i giorni. 5 sterline a pasto. Ma ti mangi certi pasticci di pollo alla panna che te li sogni di notte. Stai pensando al colonnello? Se proprio vuoi saperlo, sai che ti dico? Che potrebbe succedergli qualcosa in Francia. E non ti ho detto del fegato d'oro. Uffa. No, qui, ora no. Ti telefono quando... Ciao. Ciao. Capitano Burke a rapporto, signore. Mi scusi per il ritardo. Io non so come ci si comporta fra le truppe americane, ma io non la scuso affatto. E si metta sull'attenti quando parla con un superiore. Lei arriva in ritardo e accompagnato da una ragazza. Scommetto che le ha raccontato che andava in missione in Francia. Non pensavo. Ah, lei non pensava. E allora le faccio un esempio di ciò che potrebbe accadere perché lei non pensa. Supponga che quella ragazza torni a casa e parlando casualmente agli amici racconti che il capitano americano è andato in missione in Francia. E supponga che altri ufficiali che in questo momento si stanno imbarcando si comportino come lei. Sai quante spie tedesche e informatori si calcola che ci siano a Londra? No, signore. Intorno ai 700. Tragga da solo le sue conclusioni, capitano.
Capisco, signore. Col suo permesso salgo a bordo. Mica sapevo che se andava a letto con una ragazza avremmo perso la guerra. Scendere per periscopio. Colonnello, tra 20 minuti saremo sull'obiettivo. Grazie, capitano. Dunque, la Normandia. Stiamo per arrivare qui. Questa è la zona della nostra missione. A circa 100 metri dalla riva troveremo dei dispositivi antisbarco con mine subacquee da neutralizzare. Se ne occuperà lei, con due uomini. Dovrete aprire un corridoio nella zona minata sino alla riva. Quanto tempo avremo? Un'ora. Contemporaneamente io prenderò terra ed eliminerò le due postazioni di vedetta tedesche, queste. Ed è tutto qui? Nient'altro. Bisogna assolutamente aprire la strada ad alcuni natanti che ci seguiranno con altri commandos. Loro hanno il compito di raggiungere la città di Ango per far saltare un grosso cannone tedesco montato su un treno. Appena sbarcati gli altri, noi ritorneremo al sommergibile. È chiaro? Sì. Ecco. Che gliene pare? Sembrano delle mine normali ad urto. Da quanto sono in mare? Non ne ho idea. Quando i congegni si arrugginiscono è un guai. Sarà meglio farle esplodere. Farle esplodere? Certo, non si può disinnescarle, sarebbe troppo pericoloso. Farà brillare le cariche, ma non prima di 45 minuti, il tempo di eliminare i tedeschi. Permette una domanda? Dica pure. Mi hanno detto che i 6 uomini che lei ha scelto per la missione sono tutti avanzi di galera, è vero? Sì, è vero, ecco ciò. No, no, niente, solo che mi sembra strano che lei abbia scelto... Strano, capitano? Lei un americano lo trova strano. Tutti i vostri eroi più famosi, da Davy Crockett a John Brown a Doc Holliday, sono stati in galera per un periodo più o meno lungo. E lei trova strano che okay, io... Ok, basta, ho capito. È tardi, andiamo. E i maialini appena nati? Li hai mai mangiati al forno? No, mai. È incredibile come li fanno al London Restaurant. Sono tutti ricoperti di crema. Non mi piace la crema. Ehi, cap, niente bang bang per noi? No, niente bang bang. Voi userete il coltello. Sei contento, Stone? Se pensare che ho piantato la mia ragazza perché era figlia di un macellaio. Se te la cavi, farei bene a riprenderti la ragazza. Attenzione, attenzione. Tra 5 minuti saremo sull'obiettivo. Prepararsi a salire in coperta. Andiamo. Segua il piano stabilito. L'appuntamento è tra un'ora e tre quarti. Dopodiché, se non fossimo ancora tornati, significa che abbiamo fallito. E lei può rientrare alla base. Buon lavoro, signor. Thank you.
Lässt uns schieben. Bayern Hund. Gib mir einen Schluck. Hier. Danke. Thank you.
segnali. Togliete tutto e preparatevi a scendere. Lei non viene con noi? Rabindra e io ci uniremo agli altri commandos. Abbiamo qualcosa da fare. Ok. Bene, 410. Tornate alla base, passo. Ricevuto, passo e chiudo. Chiamate il bunker 238. Questo è il terzo tentativo di sbarco in poche ore, ma per il comando si tratta di manovre diversive. Allo? Allo, chi parla? Il colonnello Ackerman. Allo! Allo! Rispondete! Sì, sì, signore. Volevo avvertirla che commandos inglesi hanno appena tentato di sbarcare. Bene. Ma sono stati prontamente eliminati da una nostra corvetta. Molto bene. Rimani lì e aspetta un'altra comunicazione. Sì, signore. Mettete immediatamente in allarme le squadre 6 e 7. La comunicazione radio della corvetta è inesatta. Sono sbarcati. Sì, sono sbarcati e hanno già occupato una nostra postazione. Come lo sa? Già, come lo so. Il bunker 238 non ha risposto con la parola d'ordine. L'uomo con cui ho parlato evidentemente era un inglese. Forse facciamo in tempo a bloccarli. Venga. Rabindra, sai chi era al telefono? No. Ackerman. Cosa intende fare? Colonnello, sarà meglio non perdere altro tempo qui. Via libera, ragazzi. A quest'ora il sottomarino se n'è già andato. Sì, è passata 1:58. Tu e tu, prendete i mitra dei tedeschi. Vedo che ne avremo bisogno. Berg, faccia gettare a mare ogni cosa. Svelto! Forse facciamo ancora in tempo a imbarcarci. Berg, non capisce che è troppo tardi, guardi. Lei dice che è troppo tardi. Su, ragazzi, sbrighiamoci. Beh,
Per quanto mi riguarda, il mio lavoro è finito. Dove intende portarci? È l'unico posto dove possiamo nasconderci, tra le linee tedesche. Ma davvero, il posto ideale per crepare tutti come topi. Comunque, ora è troppo tardi. Stanno arrivando! Muoviamoci! Presto! Sì, via! Circondate i bunker! Niente, sergente? Colonnello, guardi come hanno colpito questo. Sono degli assassini, dei macellai. No, Adler, non sono macellai. Sono commandos. E anche molto bravi. Allarme in tutta la zona. Bisogna assolutamente trovarli e non sarà facile. Jeannine! Sì? Vuoi venire? Hai ancora paura? Gli spari sono finiti da un pezzo. Deve essere stato qualcuno di quegli sporchi Maquis. Non potevano essere gli americani. No, gli americani non hanno alcuna intenzione di sbarcare. E poi non ti preoccupare se sbarcano. Verranno tutti bruciati sulla riva. Non aver paura, finché tu rimani con me, starai dalla parte giusta, sotto la protezione dei valorosi alleati tedeschi. Proprio oggi il tenente Müller mi ha confermato che sarò fatto sindaco dopo la vittoria. E se perdono? Non possono perdere. Mi scuso per il disturbo, ma potrete finire più tardi. Lei è un pessimista, mio caro Ackerman. Un testardo pessimista. Mi ha fatto alzare prima che facesse giorno solo per comunicarmi questi suoi stupidi sospetti. Generale, se non mi dà il tempo di spiegarle, non può neanche giudicare se i miei sospetti sono davvero stupidi. Va bene, mi spieghi le sue piccole favole. Prima di tutto, quello che le dico risulta dai rapporti che le ho fatto avere 48 ore fa. In questi ultimi giorni, le forze aeree anglo-americane stanno effettuando massicce incursioni in questa zona, cioè fra Cherbourg e Le Havre. Inoltre, nelle ultime tre ore le nostre radio hanno intercettato un notevole numero di messaggi cifrati della BBC, tutti diretti al movimento della resistenza francese. Infine, commandos e paracadutisti sono segnalati di continuo, ma sempre soltanto nel tratto che va da Cherbourg a Le Havre. Bene, le dirò io, mio caro Ackerman, che cosa sta accadendo. Abbiamo precise informazioni che ci dicono che l'attacco anglo-americano non è così imminente, dovrebbe avvenire verso il 12-14 giugno e non in Normandia, ma a Calais. Mentre invece, secondo lei, gli americani sbarcheranno fra poche ore. Esatto. Lasci che la informi, mio caro Ackerman, che il nostro servizio meteorologico segnala tempo cattivo sulla Manica per i prossimi 7 giorni. Avendo saputo ciò, Rommel è partito questa mattina per conferire con Hitler. Buongiorno. Lei dovrebbe avere maggiore fiducia nel suo Führer, Ackerman. Ma se crede veramente di voler sprecare il suo tempo libero, dia pure la caccia ai suoi fantastici commandos. Arrivederci, signori. Fuori. Fuori tutti! Stiamo perdendo la guerra e quei pazzi non se ne rendono conto. Sono stato a Berlino il mese scorso, se la vedesse. Ridotta in frantumi dai bombardamenti aerei. Sa che ho letto su un muro sgretolato? I nostri muri sono a pezzi, ma non la nostra fede nel Führer. Hanno sbagliato in Russia, hanno sbagliato in Africa e ora vogliono sbagliare anche qui in Francia. Ma cosa dobbiamo fare? A noi non chiedono di pensare, chiedono solo di combattere. E non dobbiamo fare altro.
Guarda che schifo. Beh, di che cosa ti lamenti? Anzi, quel fesso di un francese ha un bel guardaroba. Guarda me, uniforme da pompiere. Siamo qui, a 8 chilometri dalla costa. Deve essere un osservatorio tedesco. Scommetti 100 franchi che dice niente a che vedere con il vino del London Restaurant. Niente male. Proprio niente male. Ma non ha niente a che vedere con il vino che servono al London Restaurant. Ve ne ho mai parlato, per caso? No. Statemi bene a sentire. Le possibilità di scamparla sono minime senza uniforme in territorio nemico. Se vi prendono, vi fucilano. Non possono, capo. Abbiamo questa. Vi conviene seguirmi. Anche tu, Sto. Ehi, che cosa significa seguirmi? Dove vuole andare? A compiere la missione che era stata affidata agli altri commandos. Cosa? Ma è impazzito? Un momento, il mio lavoro era ripulire un campo minato per altri commandos. Dopodiché, fermo l'autobus e salgo sopra. Capisco, Berg. Ma qualcuno deve farlo. Qualcuno, non certo noi. Noi ce ne restiamo tranquilli e aspettiamo che i bravi Marines americani e i bravi fanti inglesi sbarchino. Si tratta di poche ore ormai. Sono stanco di sentirla parlare. La guerra continua. E poiché lei è un ufficiale americano subordinato a me, farà esattamente quello che io le ordino. I suoi non sono ordini, Anderson. Sono biglietti d'invito per un suicidio. A questo punto non siamo più volontari. Se lei intende obbligarci, ci deve dire cosa ha in mente. Vi dicevo di non fidarvi di quel porco. Ho in mente di far saltare in aria il treno cannone Diango. Sempre che un certo colonnello Ackerman non riesca a impedirmelo. Chi è Ackerman? E come intenderebbe farlo saltare? Coi fiammiferi? Non ti preoccupare di questo, Schiller. Troveremo il modo di sistemare la faccenda. Con la loro pelle, suppongo. Tanto anche se crepano tutti, non è poi una gran perdita. Si tratta di avanzi di galera. Quanto a me, pazienza. Ha finito, Burke? Sì. Io vengo con lei, colonnello. Sono tutti invitati al party, Rabindra. Levagli le piastrine. E spara pure se qualcuno si avvicina a quella porta. Ok, vengo con te. Ma intendiamoci, Anderson, non ti mettere idee per la testa. Mica perché mi hai fatto paura. È solo che sono curioso. Ci tengo proprio a vederti crepare. Capisci? Osserva bene la mappa. Quanto dista questo deposito? Allora? 6 chilometri, sulla strada provinciale. E quanti tedeschi ci sono di guardia? Io non so esattamente, ma credo molti. Quanti? Beh, 4. Lei portiamocela dietro, ci farà da guida. E l'amico? Pensaci tu. Obiezione, vostro onore. Berg, è un rischio, ma potrà servirle di lezione. Slegalo, Rabindra. Ammazzato! Non aveva fatto niente, vigliacco!
Sta esagerando, Anderson. Lei non c'entra. Si metta bene in testa una cosa, Berg. Anche se lei è americano, d'ora in avanti non le permetterò più di intralciarmi. È un avvertimento. L'ultimo. Capitano. Sì? Sono quasi 8 anni che faccio la guerra. Eh? Ero nelle brigate internazionali in Spagna. E allora? Capisco quello che pensa. Che certi metodi sono... Sono uguali a quelli dei nazisti? No. Affatto. Io li ho conosciuti bene, i nazisti. Ci sono tutti e tre. Via! Wie spät ist es? Glaubst du, dass die Berlin... ich glaube kaum. Sie haben so viel Angst. Ach, sie können nicht lang. Attenzione! Appena la musica finisce. Quando finisce la musica? Ma vuoi mia mal ne runde machen? Wenn du stoppst, Maikäfer? Ah, warum hast du dein Mädchen nicht mitgenommen? Alles wäre gut gewesen, bei uns. Ja, du, pass mal auf. Muovetelo! Così. Stai calmo. Oh.
un disinfettante. Vedrai, starai subito meglio. È davvero un disinfettante? Morfina, non c'è altro da fare. Solo aspettare che muoia. E sperare che non soffra troppo. Dal 15 febbraio al 2 di giugno. Fa bisogno per campi minati. Ma dove saranno? Colonnello, neanche l'ombra di esplosivo. Solo questi. Chiaro che non ci sono esplosivi, li hanno usati per minare la zona. E per nostra fortuna i tedeschi sono molto efficienti e precisi. Hanno segnato dove è collocata ogni mina. Quando finisce la guerra ci andiamo insieme in quel ristorante a Glasgow. Sicuro, ci andremo. Beh, sai, io ci andavo ogni giorno, ma per lavorare. Ero il cameriere. Colonnello, stavo pensando, forse è meglio che mi lasciate qui. Capisce? Lasciatemi qui. Tanto a me non serve niente. Il dottore ha detto che non ne avrà per molto. L'avete interrogato? No, aspettavamo lei, colonnello. È conciato molto male. Sono il colonnello Ackerman. Chi ti ha sparato? Chi è stato? Erano in 8. Erano 8 uomini. Inglesi. Anderson, il comandante. Come hai detto? Anderson. Sì. Al deposito di... Dove? Non hanno preso quasi niente. Qualche detonatore e delle micce. Stanno facendo delle azioni slegate, senza una direzione precisa. Eppure io conosco Anderson, il loro comandante. È un maledetto testardo, ma non un pazzo. A meno che... Adler? Colonnello? Ha notato che quel morto è senza uniforme e senza piastrina. E con ciò? È perlomeno insolito, non le pare? C'è una sola spiegazione. Supponga sia successo qualcosa di imprevisto, per cui ora si trovano senza attrezzature, senza esplosivi, per compiere un'azione di sabotaggio. Quell'Henderson è il tipo che non si arrende in nessun caso. Mi ha lanciato una sfida e io debbo raccoglierla. Presto, metta in allarme la zona, faccia uscire le squadre. Forse ho idea dove sono andati. Dove? Se le occorresse dell'esplosivo e non lo trovasse qui, dove andrebbe a cercarlo? Laggiù, in quello spiazzo, a 3 metri l'una dall'altra. Metti i piedi dove li metto io.
Ci siamo. Grande. Adesso viene il momento più delicato. Tu tieni la ferma, ma dai lati, eh? Basta un po' di pressione e ti saluto. Che succede se commetti un errore? Vuoi proprio saperlo? No, lascia perdere. In fondo, se ci va male, potranno sempre dire che sono morto abbracciato ad una bruna esplosiva. Già. Circa 20 chili. Basta? Sì. Ora non ci resta che raggiungere Angò. No. La scampagnata è finita, almeno per me. Anche per me, Stone. Tutta la mia curiosità è passata. Se tu sei tanto matto da volerti ficcare tra i tedeschi e fargli saltare quella roba sotto il culo, vai pure. Ma Stone dice ciao a tutti e grazie per la compagnia. Quanto credi di andare lontano? Qui sei in territorio nemico, Stone. Avrai più fortuna se vieni con noi. Che c'entro io con la vostra guerra? Cosa me ne viene dalla vittoria della democrazia contro il fascismo? La democrazia che ho conosciuto era in una lurida cella di rigore amministrata da ufficiali aguzzini che mi trattavano come una bestia. Dimmi perché dovrei lasciarci la pelle. I soldati Stone e Madigan, qui presenti, vi comunicano di aver concluso una pace separata con i tedeschi. Questo è tutto. Poi, no. Ok. E tu che hai deciso di fare? Per me è diverso, Stone. Sono ebreo. Tra i due mali scelgo il minore. A te neanche lo chiedo. Sei un ufficiale. C'è un motivo per cui dovevamo crepare con loro?
sei voluto tornare al macello. Hai voluto fare l'eroe. T'hanno fregato. Ma è il tuo rosario. Come farai ora a pregare? Ci sono tanti modi di pregare per chi ha fede. Sì. È meglio che te ne vai, è in fretta. E dove? Non ho più niente. E in paese mi considerano una spia dei tedeschi solo perché stavo con Pierre. E tu perché ci stavi? Per te è facile fare domande. Hai mai avuto fame? Sei mai svenuto per i crampi allo stomaco? Io sì. Beh, volevo dire che... No, ascoltami. Il primo amore per me non è stato come nei libri. Niente chiari di luna romantici o belle parole. Era un vecchio sporco. Ho stretto i denti perché sapevo che mi avrebbe dato una decina di scatolette. E poi? Mangiare diventa un'abitudine. Sta arrivando una colonna di tedeschi. Su, filiamo. Burke, prenda Carlyle e andate verso est. Appuntamento al bivio di Saint-Nazaire. Se i tedeschi non ci fermano, io, Ravindra e Stone saremo là prima di sera. E la ragazza? Vattene incontro ai tedeschi, te la caverai se ci sai fare. Basta che dici che ti abbiamo catturata e condotta con noi a forza. Aspetta. Senti, puoi dire ciò che vuoi ai tedeschi, eccetto due cose. E cioè che ci hai sentito parlare dello sbarco alleato a Calais il 10 giugno e che andiamo alla base dei sommergibili. Hai capito? Buona fortuna. Addio, Janine. Andiamo. Su. Scatolette a cercarti, Montgomery. Thank you.
Non abbia paura. I tedeschi non sono tutti SS. Non ho intenzione di farle nulla. Voglio solo rivolgerle alcune domande. Come mai stava con gli inglesi? Perché sono inglesi, non è vero? Mi hanno presa in casa di un amico e mi hanno portata con loro perché conoscevo la zona. E quanti sono questi inglesi? Quanti sono? Circa 20. No, erano solamente 8. E ora dovrebbero essere rimasti in 5. Li comanda il colonnello Anderson. Come vede, ho già delle buone informazioni. So anche che usano armi tedesche e che hanno aperto una mina per avere dell'esplosivo. Senta, è molto meglio che dica a me quello che sa, perché altrimenti viene qualcun altro e allora sarà tutto più brutto. Su, qual è il loro obiettivo? Non lo so. Sturmführer Apke, comando divisione SS. Devo interrogare la prigioniera. Questa è la mia autorizzazione. Stavo già interrogando io la ragazza. Non si preoccupi, lasci fare a noi. Vorrei finire l'interrogatorio. Mi spiace, colonnello. È di mia competenza. Peccato. La ragazza mi stava già dicendo quello che sa. Con i nostri metodi parlerà più in fretta e con maggiori particolari. Vero? Cominciamo. Fermi! Non vi muovete. Ehi, Carlyle, come va la gamba? Mi chiamo Mark, comando questo gruppo di Maquis. Abbiamo incontrato il vostro colonnello. Anderson? Già, è lui che ci manda. Fortuna che vi abbiamo raggiunto in tempo. La strada per Saint-Nazaire è presidiata dai carri armati tedeschi. Ronè, lui, preparate una barella per il ferito. Su, senti. Dunque, la francese si è ricordata di aver sentito parlare gli inglesi di uno sbarco previsto a Calais per il 10 giugno. Che gliene sembra? E non è finito. Ci ha anche gentilmente detto che i commandos sono diretti alla nostra base di sommergibili. No, non è vero, né lo sbarco a Calais, né la storia della base dei sommergibili. Tutto ciò che fanno le SS per voi è fatto male e sbagliato. Non ho detto questo, solo che si è fatto ingannare. No! Coi nostri metodi, noi otteniamo sempre la verità. E quale verità? Quella che ci permette di sconfiggere i nemici del Führer e del Reich. Il resto sono balle. Balle di sabotatori e di disfattisti. Anch'io amo la Germania e certamente più di lei e dei suoi capi. Ma per che cosa crede ci si stia battendo qui al fronte? Per la vittoria? Per i 1000 anni del Reich? Il dominio della razza eletta? Pah, questi non sono che vie di slogans. Oggi ci si batte unicamente per ottenere una pace onorevole per il popolo tedesco. Noi ci rivedremo, colonnello. Sarà mio dovere, di buon tedesco, riferire la nostra conversazione ai miei superiori. Intanto la ragazza francese verrà con noi e domani mattina sarà processata come partigiana. Venga qui. Sì, signore. Che direzione ha seguito Anderson da quando è sbarcato? Dunque, sono sbarcati in questa baia. Poi abbiamo ritrovato le loro tracce qui. Dopo qui, in direzione sud-est. Direzione sud-est. Strano. La base dei sommergibili è a ovest. Proseguendo su questa strada, cosa incontrerebbero? Qui, il deposito di munizioni di Lavalier. E più avanti, il treno cannone. Se gli inglesi hanno buoni informatori, sapranno che il deposito è spostato a Calais.
Non resta che Angot. Ho un solo mezzo per mettere fuori strada Anderson. La ragazza francese verrà prelevata domani mattina all'alba. Il tenente della SS la trasferirà sotto scorta al comando generale per processarla. Lei mi ha detto che sospetta che il proprietario del bar del paese sia in contatto con i Maquis. Potremmo far trapelare alcune informazioni. Mi dispiace. Le avevo detto che con loro sarebbe stato peggio. Sono venuto per dirle che se dovesse incontrare di nuovo quel colonnello inglese, quell'Anderson, gli dica che ha parlato con Ackerman. Ricordi bene, Ackerman. E gli dica di non ostinarsi, i suoi sforzi sono inutili. È meglio che si arrenda a me. In tal caso verrà trattato come prigioniero di guerra. Non credo che lo incontrerò più. Quell'SS mi ha detto che sarò fucilata come spia. Viviamo tempi così strani. Potrà anche succedere che lei che deve essere fucilata si salvi e che io che l'ho catturata venga invece fucilato come traditore. I suoi amici inglesi, sbarcati per far saltare il treno cannone, arriveranno ad Angot e non troveranno niente, perché il cannone è stato spostato. Può essere una trappola? Certo, può essere. Ackerman non è uno stupido. Perciò uno dei Maquis resterà in paese e controllerà se assieme alle SS partiranno altri soldati. Mark, noi aspetteremo sulla strada compartimentale all'altezza del chilometro 20. C'è un telefono vicino? Sì, a un paio di chilometri c'è il casello ferroviario di Molares. Abbiamo un amico là. Bene, allora facci telefonare non appena Janine viene portata via dalle SS. Dobbiamo sapere se altri soldati scorteranno il camion. D'accordo. Venite! Radio Londra, i messaggi. La guerra di Troia non si farà. La guerra di Troia non si farà. Gli uccelli cominciano la migrazione. Gli uccelli cominciano la migrazione. Feriscono il mio cuore con monotono languore. Feriscono il mio cuore con monotono languore. Amici, è finita. È il momento. Siamo liberi! Mi piace se faccio una telefonata, Robert. No, no. Vieni, fai pure. Jean-Louis, sei tu? La vacca ha partorito e non ci sono complicazioni. Avverti in famiglia. Grazie.
miei complimenti e i miei auguri. Ce le porteremo in Germania presto, le vostre vacche grasse. Niente scorta! Fila adesso! Ackerman si chiama o qualcosa del genere. A proposito, conosci il suo nome e sa anche in quanti siete. Gliel'hai detto tu? No, non so come faccia a saperlo. Poi, non ho ben capito cosa volesse dire, ma ha aggiunto che un certo treno che era ad Angoe è stato spostato. Non c'è cascato. Cos'è questa storia? Che altro gli hai detto? Lei non può capire. Le SS mi hanno picchiata finché non ce l'ho fatta più. E ho raccontato tutto. Cosa hai raccontato? Che cosa? La vostra missione alla base sommergibile, che lui mi aveva detto di non dire. Ecco che significava quello strano discorso. Lei aveva previsto tutto. Che l'avrebbero interrogata e che avrebbe raccontato le sue stupide balle. Vero? Mi ascolti, Anderson! Chi è il nemico? Quello a cui devo sparare o quello che mi comanda? Ha finito, Berg? No. Con quel tedesco vi siete palleggiati la ragazza come fosse un gioco, una sporca gara tra voi. Bene. Quando torneremo, se torneremo, lei dovrà rendere conto anche di questo, glielo prometto. Quando torneremo? Se torneremo, come lei dice. Potrà fare quello che vuole, d'accordo. Ma per il momento il suo lavoro è qui. Tra 15 minuti dobbiamo partire. E lei verrà con me senza tante storie. Questo glielo prometto io. Grazie. Di che cosa? Di avermi difesa. Nessuno l'aveva mai fatto. È difficile questa missione. Un po' triste anche. Anche. Abbiamo solo pochi minuti. E forse è anche l'ultima occasione. Per favore, non dirmi niente. Che pensi? Ho sbagliato? Non capisco. In che senso? Forse Burke ha ragione. Avrei dovuto imbarcarvi e portarvi in salvo anziché provocare questa specie di guerra privata con quel tedesco. Penso che non abbiano importanza i suoi motivi, ma i risultati. Non lo so. Abbiamo perso 4 uomini e ancora dobbiamo arrivare in fondo. La verità è che 4 anni di guerra mi hanno svuotato. Se ti fermi a pensare e guardi indietro,
Avevo una moglie, degli amici. E sono morti. Avevo persino degli ideali. E adesso neanche ricordo più quali erano. Informato da Angò che il treno non si è mosso dal tunnel. Bene. Presto, avanti! Tutti sul camion! Svelti, ragazzi! Forza, non c'è nulla da perdere! Su, salite! Qua! Non ci affretti, svelti! Sbrigati! Forza! A presto. Il tuo rosario. Tieni. I Maquis ti accompagneranno alla costa. Buona fortuna. Ciao. E la ragazza? Ormai è dei nostri. Devo vedere il generale von Riloff, urgente. È in riunione, colonnello. Non mi importa se il feldmaresciallo von Rüsten è a una colazione privata, me lo chiami! Gli alleati stanno per sbarcare! Si rende conto di quello che accade? Cercate Rommel. A Ringen, nella sua villa. A Berlino, allora! Ecco il rapporto che ha chiesto. Comando se partigiani nelle ultime 6 ore hanno distrutto 2 depositi, una centrale di trasmissioni radio, un ponte e un nodo ferroviario. Ackermann, purtroppo, aveva ragione lei, stanno sbarcando. E contro ogni logica proprio qui in Normandia. Signori, dobbiamo fare tutto da soli, almeno per il momento. Senza divisioni di rinforzo. Ma è impossibile. A Berlino credono che si tratti di un'azione diversiva. Meller, lei sposti le sue truppe corazzate fino a 1 chilometro dalla costa. Fokurlitz, esegua il piano previsto e faccia saltare la diga di Saint-Paul. Ackermann, raggiunga i suoi uomini ad Angot e prenda il comando dell'artiglieria. Faccia presto. Io intanto darò ordine al treno cannone di muoversi subito verso la costa. E c'è anche mezzo esercito tedesco. Mm.
di là. Quella è la strada. Ordine di spostare subito il treno fino all'obiettivo. Sì, signor capitano, l'ordine è stato trasmesso. Tutti a terra, giù! Avete sentito? A terra! Andiamo, presto! Chiama il comando di divisione. Va bene? Irda! Maxwell! Komm dann mit! Jawohl! Dammi un caricatore. Andiamo! Dobbiamo fermare il treno, seguite la mia auto! Come Bill! Alle Saufsitzen! Bill! Trasmetti l'ordine alle stazioni più vicine. Mancano 2 chilometri. Vada. Hallo, Haferbeben. Thank you.
quello che voleva. Ho perduto. Ora che ha vinto la sua guerra, non ha più motivo di odiarmi. Ackerman. Tutti abbiamo perso.